poteva mancare il supporto del Zoom, perché è un tema che è meno. All'interno della sala della prefettura si è tenuto questo pomeriggio la firma sul patto della sicurezza della città di Pesaro. Tra le parti firmatarie il comune, la regione Marche, la provincia di Pesaro Urbino e i comuni dell'Unione del Pian del Bruscolo. Alla presenza anche del vice ministro dell'interno Matteo Mauri. Dunque perfetto, è stato siglato il patto per la sicurezza. Nello specifico che cosa riguarderà, cosa verrà rafforzato nella provincia? È un patto che rispetto al precedente vuole intanto tener conto delle nuove disposizioni normative che sono state introdotte dal decreto legge 14 del 2017 e soprattutto anche delle linee guida, degli atti di indirizzo emanati nel frattempo dal Ministero dell'Interno. Però quello che vuole realizzare il patto per la sicurezza è corrispondere a quella domanda di maggiore partecipazione, di maggiore coinvolgimento che proviene dalla comunità locale e che chiede appunto di poter concorrere nella definizione di quelle che sono le politiche di sicurezza urbana del territorio. Promuove iniziative finalizzate alla implementazione dei sistemi di videosorveglianza, a coltivare maggiormente i rapporti di interoperatività fra la polizia locale e le forze di polizia, a prevenire fenomeni di microcriminalità o di criminalità diffusa come possono essere i reati predatori, una serie di iniziative che potranno essere sviluppate nel breve, medio e lungo periodo. Fa molto affidamento il patto per la sicurezza anche sulla collaborazione che viene richiesta ai soggetti privati, alle associazioni di categoria, come nel caso ad esempio del potenziamento degli impianti di videosorveglianza, per i quali proprio nei prossimi giorni avremo già un primo incontro per verificare, per valutare diciamo, la concreta possibilità di una collaborazione da parte del mondo imprenditoriale. Devo dire che sono dei dati che segnalano una riduzione molto consistente dei delitti della criminalità. In generale negli ultimi 5-6 anni si riduce del 20% il totale dei delitti e in particolare c'è una riduzione dei furti e delle rapine che sono del 40-30% che dicono una cosa, e cioè che la società negli ultimi anni è più sicura. Non è facile una questione di chi è più bravo o meno bravo politicamente, è più sicura e di conseguenza bisogna superare questa logica del senso di insicurezza, dell'insicurezza apparente che non ha nessun legame con la realtà. E devo dire che un patto della sicurezza come quello che si è firmato oggi va nella direzione giusta, perché da un lato riconosce l'importanza della repressione, del controllo delle forze dell'ordine, quello tradizionale classico, ma anche la necessità di ricostruire comunità, socialità, di riqualificare dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista sociale, per asciugare l'acqua dentro cui la criminalità si muove, dove c'è la devianza. E questa cosa si fa insieme, si fa con le forze dell'ordine, si fa con i cittadini, con le associazioni e si fa con una politica che è in grado di avere una visione un pochino meno asfittica di altre scelte.